Grazie Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi senatori. Il disegno di legge 689, approvato dalla Camera dei Deputati il 17 luglio, traccia una linea di continuità nell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, che trae origine dalla legge 1720 del 62, approvata nel corso della terza legislatura repubblicana. Al contempo, però, impone, dinanzi alle dinamiche nuove che contraddistinguono il fenomeno nella contemporaneità, una riflessione differente e più ampia. Come felicemente intuito e rigorosamente teorizzato da Fabio Armao al principio di questo millennio, le mafie hanno mutato profondamente se stesse, optando per strutture organizzative sempre più flessibili e reticolari, meno dedite al clamore violento dei corleonesi di un tempo e rivolte soprattutto a quell'ampia zona grigia di prossimità all'economia, alla finanza, alle istituzioni che genera un giro d'affari cospicuo in sacche intollerabili di opacità ed impunità decisamente più pericolose in termini di erosione dell'eguaglianza economica, sociale e democratica. Occorre dunque una duplice prospettiva sistemica e globale per coglierne la complessità, le continuità e le tante trasformazioni in una visione unitaria e non parziale e disarticolata. La Commissione della XVII legislatura ci ha consegnato un quadro allarmante rispetto alle grandi opere, al gioco d'azzardo, alle energie rinnovabili, allo smaltimento dei rifiuti tossici, alla sanità privata, allo stesso sistema finanziario. Ma non va trascurata quella che oramai appare la più fiorente industria del malaffare, il riciclaggio dei capitali sporchi. Secondo la Banca d'Italia questo segmento vale il 10% del PIL. Sotto questo profilo diviene ancor più stringente l'esigenza di sviluppare un'indagine sulle interazioni, anche internazionali, con gli attori economici, politici ed istituzionali. Se da un lato, infatti, come osservato da Giacomo Di Girolamo, la mafia siciliana, decimata dagli arresti in affanno nel controllo del territorio, ha rivolto la propria attività principale a far fruttare gli ingenti capitali accumulati nel passato, la 'ndrangheta invece ha incrementato i propri traffici, il giro d'affari e la capacità espansiva e si è assistito ad una preoccupante gemmazione di nuove organizzazioni mafiose e paramafiose, come nel caso paradigmatico di Mafia Capitale. Andrà poi indagata la penetrazione mafiosa nelle dinamiche dei flussi migratori clandestini, con particolare attenzione alla gestione delle ingenti risorse pubbliche riversate per fronteggiare l'emergenza, alle procedure adottate e fino ai casi di sfruttamento e di vera e propria tratta di esseri umani finalizzata ad alimentare le attività criminali con il lavoro nero ed il racket della prostituzione. Qui, oggi, colleghe e colleghi, dobbiamo riaffermare con forza l'utilità di questa commissione d'inchiesta, soprattutto dinanzi al rischio di una sostanziale indifferenza che va diffondendosi tra la gente e ad un complessivo disorientamento degli operatori dinanzi ad un fenomeno in costante cambiamento e sempre più mimetizzato sulla sottile linea di confine tra lecito ed illecito, tra economia sana ed economia criminale. Di fronte a questa progressiva zona grigia non possiamo limitarci alla contemplazione della storia dell'antimafia, alla riproposizione di vecchi rituali, di un lessico consunto, di idee di seconda mano. Occorre una visione ed un'azione nuova, corale, unitaria, del Parlamento e del Paese nel suo insieme, anche perché, citando Sciascia, che preconizzò la similitudine della linea della palma alla linea della mafia, quest'ultima sale ogni anno e riguarda tutti. Per tutte queste ragioni e con l'auspicio di un comune sentire, oltre che di un voto unanime di tutto il Senato, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione. Grazie. Grazie senatore Solinas. È scritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha fatto...